Sì, come dici tu, Guido, la cosa più importante che ci eravamo prefissati, perlomeno dopo il secondo tempo, era quella di tentare di non subire gol. Ci siamo riusciti e questo è motivo di soddisfazione perché anche i movimenti difensivi significa che stanno cominciando a funzionare. Altre cose buone come il portiere di movimento nostro e come la difesa contro il portiere di movimento. Quindi alcune cose buone, altre sicuramente da rivedere perché ci dobbiamo migliorare. Era la prima partita e quindi è normale che sia così. Lo abbiamo notato tutti, i ragazzi in primis, e volevano dare un'accelerata alla partita, volevano aumentare il ritmo proprio perché il ritmo più elevato, cioè più congeniale, e abbiamo capito che avremmo potuto far male alla Tenax. È vero, verissimo quello che dici, durante la metà, insomma, verso la metà del primo tempo abbiamo abbassato il ritmo e questo sicuramente non ci gioca a favore e quindi è un aspetto che dobbiamo rivedere perché abbiamo nelle gambe, nelle corde, la possibilità di giocare sempre ad un certo ritmo e con un certo livello qualitativo di futsal, quindi quello dobbiamo imporci come regola. È una bella vittoria che sicuramente ci dà morale, che ci fa lavorare con serenità durante la settimana in vista del match impegnativo di sabato prossimo a San Giuseppe, dove incontreremo una squadra molto forte. Però ecco, questa partita, questo risultato fa sì che possiamo lavorare sicuramente con serenità durante la settimana per prepararci al meglio a quello che sarà un match difficilissimo. Sì, è importante iniziare bene. Sono contento, certo, per i gol, però soprattutto per la prestazione della squadra e i 3 punti che sono fondamentali. Sarà un campionato difficile, è importante iniziare bene, quindi anche con qualche errore, però secondo me abbiamo iniziato bene. E sono anche contento. Io dico sempre, io non sono nato un pivot, quindi non ho questa fissazione col gol. So che è il mio ruolo, devo fare, però. Sono a volte anche più contento di fare un assist e un compagno fare un gol che a volte quando faccio gol da solo. Quindi sono contento anche per gli assist, però farò sempre per la squadra, per il bene della squadra. Credo che quest'anno non saranno partite facili e questa sicuramente sarà una delle più difficili. Conosco tanti giocatori loro, però sono fiducioso nella nostra squadra. Tutte le partite possiamo vincere, però rispettando sempre gli avversari. Sarà una partita difficilissima, lo sappiamo. Loro sulla carta, secondo me, è la migliore squadra del campionato, però quest'anno sono tutte squadre forti. Possiamo cercare i 3 punti in qualsiasi campo.